all'alba del 5 aprile del 1945 i soldati del 442esimo reggimento nippo-americano, i cosiddetti Nisei, supportati da alcuni partigiani apuane, attaccano nella zona collinare del comune di Montignos, tra il Monte Carchio e il Monte Folgorito. I combattimenti si concentrano sul Monte Belvedere. Questo attacco militare e quello successivo, partito dalla spiaggia del Cinquale e portato avanti dalla divisione Buffalo, una divisione statunitense costituita da afroamericani, vincono le ultime resistenze dei tedeschi e consentono lo sfondamento della linea gotica occidentale. Con l'avvio della campagna alleata in Italia nel luglio del 43 e soprattutto dopo l'8 settembre, la strategia tedesca in Italia è quella della ritirata aggressiva. Gli alleati stanno risalendo. Allora i tedeschi decidono di costruire delle successive linee di difesa da sud a nord della penisola, fino a una fortificazione principale costruita nei valichi dell'Appennini centro-settentrionali. Questa è la linea gotica, un tracciato fortificato che va da Massa a Pesaro per circa 300 km. I tedeschi la costruiscono per cercare di frenare il più possibile l'avanzata anglo-americana lungo la penisola italiana. Poi serve anche per alleggerire la pressione militare presente in altri fronti di guerra e a sfruttare economicamente le risorse agrarie, industriali e umane del bacino padano, la zona più ricca del paese. La costruzione della linea gotica inizia soltanto nel febbraio del 1944. I tedeschi, per i lavori di fortificazione, necessitano di una ferrea organizzazione della forza lavoro. Se ne assume la responsabilità l'organizzazione Todd, che arriva a mobilitare 75.000 operai italiani. Non si tratta soltanto di coscritti o di prigionieri, ma anche di volontari, perché lavorare per la Todd significava avere un tesserino che permetteva di muoversi liberamente in un momento in cui c'erano già i rastrellamenti fascisti e nazisti e poteva avere anche dei vantaggi per accedere alle infermerie, ai posti medici, alle mense e non da ultimo permetteva di avere anche una fonte di reddito. Nonostante questo grande impegno da parte dei tedeschi, i lavori procedono molto a rilento. Ancora nel luglio del 1944 la linea gotica non è finita. I lavori si fanno perciò molto molto frenetici. Il paesaggio intorno alla gotica viene sconvolta dalla costruzione di queste fortificazioni, il paesaggio viene violentato. Arrivano soldati, arrivano carri armati, ci sono fortificazioni, disseminamento di mine, bunker. Il paesaggio, le comunità montane delle Alpi Apuane e dell'Appennino vengono completamente sconvolte dall'arrivo del fronte. All'inizio di agosto del 1944 gli alleati arrivano sulla linea dell'Arno. Nello stesso momento sul fronte adriatico liberano Pesaro. Così gli scontri si concentrano proprio intorno alla gotica. La linea gotica può essere suddivisa in tre settori. Quello orientale, diciamo dalle Marche alla Romagna, vede dei combattimenti intensi tra alleati e truppe nazifasciste. La stessa cosa per il settore centrale, quello compreso tra Firenze e Bologna. Il settore occidentale, tirrenico, invece, è considerato meno importante da entrambi i contendenti, una periferia della guerra europea. Su tutta la linea gotica operano ovviamente anche le formazioni partigiane. Tre sono le fasi degli scontri sulla gotica. Innanzitutto l'offensiva alleata, l'operazione Olive, che inizia il 25 agosto del 1944 nel settore orientale della gotica, quello adriatico, con l'attacco dell'ottava armata britannica. Per quanto riguarda il settore centrale, in questa fase qui, c'è soltanto una battaglia veramente fondamentale, quella del Passo del Giogo, conquistato il 18 settembre del 1944 dopo ingenti perdite dalle truppe alleate. La seconda fase è l'esaurimento dell'operazione Olive. Infatti gli alleati non riescono a conseguire gli obiettivi che si erano prefissi, innanzitutto per un terreno sfavorevole, poi inizia la cattiva stagione
I tedeschi hanno anche attuato una resistenza ad oltranza durissima e poi sostanzialmente per le scelte strategiche dei vertici militari e politici anglo-americani, che preferiscono concentrarsi dopo lo sbarco in Normandia per arrivare direttamente in Germania e quindi considerano l'Italia un fronte secondario. L'operazione Olive si esaurisce nell'ottobre del 44 proprio alle porte di Bologna. La terza fase è lo sfondamento della linea gotica e la liberazione. Il punto di svolta si ha soltanto nell'aprile del 1945. Il 9 di questo mese l'ottava armata britannica attacca sulla Romagna. Un momento importante certamente la liberazione di Bologna, il 21 aprile, quando c'è l'insurrezione generale e arrivano i polacchi e il contingente dei bersaglieri del Friuli. Per quanto riguarda la Toscana occidentale, soprattutto la parte settentrionale, le propaggini della provincia di Lucca e soprattutto la provincia di Massa Carrara, l'allora Puania, la liberazione arriva tardi. Arriva per quanto riguarda Massa il 10 aprile e Pontremoli addirittura il 27 aprile del 1945. L'attività delle formazioni partigiane assume un particolare rilievo anche sulla linea gotica. Le bande partigiane sono un pericolo costante per gli occupanti tedeschi e per i collaborazionisti fascisti. Innanzitutto perché cercano di sollecitare in qualche modo le fughe degli operai dell'organizzazione Todd e quindi impedire i lavori di fortificazione. In secondo luogo è un pericolo proprio militare quello dell'attività partigiana per i tedeschi. In particolare dall'estate del 1944 si intensificano i sabotaggi alle linee ferroviarie, alle linee di comunicazione, gli attacchi ai presidi tedeschi e della RSI e poi anche proprio gli attentati individuali ai responsabili di queste due forze. In particolar modo potremmo citare ad esempio l'attività della formazione che opera tra la Garfagnana e l'Appennino Pistoiese, la formazione di Manrico Duceschi Pippo, ma ci sono tantissime formazioni che operano sulla linea gotica. Per quanto riguarda il settore occidentale, troviamo formazioni di estrazione anarchica, comunista, ma anche autonoma, come la formazione guidata da Pietro del Giudice, i Patrioti Apuani, oppure quella comandata da Gordon Lett, che guidava un gruppo di militari alleati scappati dai campi di prigionia. E in questo periodo le formazioni tendono ad unificarsi per coordinarsi meglio, per aumentare la pressione sui nemici. Un esempio lampante è certamente l'attività della divisione Lunense, che nasce l'8 agosto del 44 e cerca di organizzare più formazioni preesistenti, soprattutto tra il settore spezzino, apuano e della provincia di Lucca. La guerriglia partigiana riesce inoltre a controllare, liberandole, alcune porzioni di territorio strategicamente rilevante per la tenuta della gotica da parte tedesca. Sono le zone libere. La più importante, la più famosa, è certamente quella di Montefiorino, che si trovava tra gli assi viari che collegavano Pisa e Lucca a Modena e La Spezia con Reggio Emilia. Ma anche altre zone libere, dei laboratori partigiani sostanzialmente, si hanno anche nel settore centrale toscano, una di queste nella Romagna toscana, per opera della formazione Ottava Romagna, un'altra invece per l'attività della formazione Bianconcini, tra il Passo della Futa e Casaglia. L'attività partigiana è anche un problema politico per i nazisti e per i fascisti, perché i partigiani stringono dei rapporti di solidarietà reciproca con le popolazioni contadine. Si propongono come un'autorità alternativa e legittima a quella delle forze occupanti. Per tutte queste ragioni, i tedeschi e i fascisti rispondono all'attività partigiana, che opera alle spalle del fronte con i rastrellamenti, con la bonifica del territorio e con le stragi che colpiscono anche le popolazioni civili, anche e soprattutto lungo la linea gotica. La linea gotica è nello stesso tempo una linea del fronte e di confine tra due eserciti, nazifascisti e alleati.
due governi, il Regno del Sud e la Repubblica Sociale Italiana, due occupazioni, l'occupazione alleata e l'occupazione tedesca, e due opposte esperienze. Ma lo spazio della Gotica è anche uno spazio in sé, dove decine di migliaia di uomini in uniforme si insediano per combattersi in eserciti contrapposti, dove migliaia di lavoratori faticano nella costruzione delle fortificazioni, dove i civili vivono una quotidianità sconvolta dalla guerra, dove operano i fascisti, i tedeschi e i partigiani. Insomma, la Gotica, in sintesi, racchiude in sé la storia della Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, qui non si combattono soltanto angloamericani e tedeschi, fascisti e partigiani italiani, ma anche soldati che provengono dall'America Latina, dall'Asia, dall'Africa e dall'Australia. Tanti mondi diversi e lontani si incontrano e si scontrano in questi luoghi. È una grande esperienza collettiva filtrata dalla guerra, che fa della linea gotica anche una linea mentale.